Buongiorno a tutti da parte di Enrico Lanati del sito investire.biz. Riprendono finalmente i video in compagnia di Sogen legati ai prodotti di trading. Partiamo subito e andiamo sul sito dell'emittente francese e scopriamo come negli scorsi giorni sia stata lanciata una maxi emissione di prodotti che include corridor, stay up, stay down e covered warrants. Quindi veramente una emissione importante dove potremo andare a trovare tutti quei prodotti che ci possono aiutare nella nostra attività di trading, quindi sicuramente tutta una serie di opportunità, perché i sottostanti, se andate a vedere, sono tantissimi e si può operare su una molteplicità di prodotti. Ma clicchiando su prodotti, appunto, troverete quelli relativi al trading con i leva fissa e i leva variabile. Come vedete, ce ne sono tantissimi. Noi ci concentreremo, come di consueto, sugli stay up, stay down. Come potete notare, al momento ce ne sono 131, ma vi voglio far vedere come andare a selezionare un prodotto rispetto a un altro e soprattutto andare a fare una sorta di screening degli strumenti disponibili. Io ho scelto Eni, poi vi spiegherò anche perché, e vi faccio vedere un pochettino quali sono le caratteristiche di questi strumenti. Innanzitutto c'è da dire una cosa: dovete guardare la scadenza, questi sono prodotti che scadranno alla fine dell'anno, e dovete capire come funziona. Non c'è una sezione dedicata sul nostro sito, ma ve lo spiego in maniera molto semplice. Se la barriera, quindi posta per esempio su questo certificato a 6 euro, dovesse essere colpita, il certificato annulla il suo valore, quindi vanno a 0, alternativamente alla scadenza verranno rimborsati a 10 euro. Quindi questo certificato si muove tra 0 e 10 euro. Più siamo vicini alla barriera inferiore, più questo certificato varrà 0. La stessa cosa vale ovviamente per gli stay down, questo è semplicemente un livello di stop loss, se vogliamo chiamarlo così. Più si allontanerà dalla barriera inferiore, più effettivamente punterà verso 10. In caso di lateralità, questi strumenti acquistano valore perché il tempo passa e ci avviciniamo alla scadenza. Questo giusto per fare un preambolo, ma andiamo sul grafico e facciamo una valutazione di quello che sta succedendo su Eni. Innanzitutto c'è stato un crollo importante nelle quotazioni in seguito al coronavirus, al lockdown, a tutto quello che stiamo vivendo in questi giorni. Insieme a questo c'è stata la tematica relativa ai prezzi del petrolio. Quello che abbiamo visto sul petrolio effettivamente è un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato, con addirittura un settlement su maggio negativo. Vero che si trattava di pochi contratti, vero tutto quello che volete, però un qualcosa di sicuramente importante. In questo scenario, secondo noi, è più utile, più interessante magari andare a selezionare delle aziende legate al settore petrolifero anziché, diciamo, andare a investire direttamente sul sottostante. Tra l'altro Eni, come avete potuto notare, ha comunque tenuto botta, se così si può dire, rispetto ad altri titoli all'interno del paniere. Quindi ci piaceva l'idea di andare a prendere questo certificato stay up con barriera posta a 6 euro. Questo, diciamo, è la valutazione di fondo che abbiamo deciso di fare. A livello grafico, quello che vediamo, appunto, è stato un crollo nelle quotazioni, però diciamo che i minimi che abbiamo visto verso la metà di marzo ancora non sono stati violati. Quindi all'interno del paniere del FTSE MIB, il titolo che si potrebbe pensare poteva essere soggetto a una peggiore performance, in realtà sembra che stia tenendo botta piuttosto bene. Quindi torniamo sulla nostra sezione dedicata ai prodotti. Cliccando sul prodotto che abbiamo visto insieme, andate nella pagina dove trovate tutte le informazioni rilevanti, come ad esempio il rimborso massimo di cui abbiamo parlato, l'ultimo giorno di quotazione e le performance, e quella più importante abbiamo quella a scadenza. Sappiamo che per perdere tutto il capitale investito Eni dovrà lasciare sul terreno il 27%. Un tipo di strategia potrebbe essere: inizio ad acquistare un po' di questi certificati stay up, qualora Eni dovesse arrivare a 6 euro secondo me sarebbe una buona opportunità per spostarsi a quel punto sul sottostante. Da parte di Enrico Lanati per oggi è tutto, io vi saluto, vi ringrazio e vi auguro un ottimo trading con i certificati di Sogen. Alla prossima!